Ciao Salvatore. Ciao Marcella. Salvatore, un articolo di alcuni anni fa del Ministero della Salute consigliava di portarsi dietro una stuoia a mare quando si va a prendere il sole e fare il bagno per proteggersi da eventuali virus, batteri e microrganismi che ci sono nella sabbia. Fino a molto tempo fa questo non succedeva. Nei tempi recenti il Ministero della Salute consiglia addirittura di fare ciò. Cos'è cambiato secondo te? Perché ora il Ministero consiglia di fare questo? È cambiato qualcosa di molto importante riguardo all'igiene umana. Quando le persone erano sporche, erano più salvaguardate. Ora che sono pulite, si ammalano. Perché? La cosa è semplice. Vedi, nel nostro corpo, sulla nostra pelle, proprio a contatto con noi non lo vediamo, ma lo possiamo vedere al microscopio. Ci sono dei batteri che proteggono il nostro sistema di rete protettiva della pelle. La pelle è a forma di rete, è un sistema di rete una sopra l'altra che forma le sette strate della pelle. Ma ci sono pure acari che mangiano e si nutrono di residui di sudore, di residui della pelle. Che queste cose non le dico io perché le sto inventando, ma è una realtà, cioè, scientifica. Qualora noi utilizziamo bagnoschiuma, tutti quei saponi, ci mettiamo tutte quelle quei profumi, Sostanze chimiche, ecco. tutte sostanze, diciamo così, fatte in fabbriche. E ci facciamo il bagno con queste cose, stiamo un'ora per esempio dentro la vasca con bagnoschiuma e con altre porcherie varie. Cosa succede? Una cosa semplicissima, che questa protezione immunologica dei batteri che impediscono ad altri batteri esterni che potrebbero essere pericolose, che si potrebbero infiltrare nella nostra pelle, di entrare, perché avviene una specie di lotta tra di loro, cioè sono una protezione reale. Quando non c'è più questa, esiste il pericolo. Infatti, una volta noi ci sdraiamo sulle alghe, sulla sabbia, perché protette da questo. Ora che utilizziamo questi prodotti commerciali che dicono che fanno bene, puliscono, è igiene, quello e quell'altro, cioè, creano delle alterazioni. Come si potrebbe pulire la pelle? In un modo semplicissimo. Tu vuoi fare un bagno, lo fai con l'acqua semplice. Prendi una ciotola con un po' di limone, ci metti una spugna, assorbe il limone dalla spugna e te lo passi da tutte le parti. Non soltanto ti profuma la pelle e ti fa profumo di limone, ma te la disinfetta. Cioè, non distrugge quei batteri, quei microbi che ci sono di protezione, ma toglie lo sporco. L'acido citrico del limone toglie lo sporco. Cioè, stiamo vivendo una vita antinaturale. Vabbè, oltre al limone, altre essenze possono aiutare, visto che abbiamo già preso il discorso dell'igienismo, dell'igiene del corpo, per esempio la lavanda, altri tipi di essenze che possono aiutare a rendere igienico e pulito il corpo. Ma non soltanto, cioè, ti rendono igiene e pulito il corpo le essenze naturali, oppure prendi delle erbe, ne fai un infuso e lo metti nella vasca dal bagno. Quelle erbe vengono assorbite attraverso il calore, i pori si dilatano e vengono assorbite dal nostro corpo. E dalle erbe fanno gli oli essenziali, le erbe sono curative e quindi portano del beneficio alla circolazione del sangue, alla nostra pelle. Sono, cioè, dei protettori anche del nostro corpo. Quindi è semplice, le cose naturali se utilizzate ancora oggi, perché quando uno parla di cose naturali, diciamo, i rappresentanti di queste sporcizie, di queste porcherie, ti dicono: ah, tu sei antico, tu sei retrogrado, tu sei all'epoca delle caverne. Invece con i prodotti un attimo ci vuole, che devi andare a prendere il limone, le erbe, a fare gli infusi, a fare questo. È tutto preparato per i denti, per la pulizia dei denti, una poco di de molti deficienti. Perché prese dalla informazione, dalla pubblicità, si lavano i denti con i dentifrici che contiene fluoro, che il fluoro distrugge il calcio. Cioè, prende acqua e limone e ti sciacqui con acqua e limone, o acqua e aceto,
oppure con il vino stesso che bevi, sciacqui così e ti puoi lavare i denti con lo spazzolino E morbido, vino rosso. col vino rosso, col limone stesso. Oppure mangiare dopo, diciamo così, che tu finisci un pasto, anche se mangi il cotto, prendere un po' di carota o di finocchi, cioè mangiando queste cose ti puliscono i denti. Vedi se i cani hanno problemi di denti, i cani come ce l'hanno bianchi, eppure vivono allo stato brado. Addirittura mangiano carogne, eppure sono perfette. Noi abbiamo questi problemi. Senti Salvatore, in questo piano fisico quindi noi siamo costantemente, diciamo, possibili prede di virus, parassiti e altri tipi di microrganismi. E io credo che, come hai detto tu prima e tante altre volte, con un'alimentazione adeguata sviluppiamo, cioè riattiviamo, sviluppiamo il sistema immunitario all'interno con gli anticorpi che ci proteggono, bene o male, sia a livello cutaneo che a livello del sangue. Ma siccome tu ci hai detto pure che esistono, oltre al piano fisico, altri piani, piano eterico, piano astrale, via discorrendo, anche negli altri piani siamo soggetti eventualmente ad essere, tra virgolette, attaccati da batteri, virus e altri microrganismi. Vedete, io ho sempre detto che in questo universo e negli altri universi sottili, qualsiasi essere vivente che vive, anche le cellule, anche le molecole si nutrono. Noi sappiamo benissimo che le nostre cellule, per come è la composizione, si nutrono di acqua e di sostanze, diciamo così, vitali. San Paolo disse che noi abbiamo un corpo, un'anima e uno spirito. Ora il nostro corpo, poco fa dicevamo che è protetto da queste batterie, da queste forme, diciamo così, microbiche che sono in tutto il nostro corpo. Ma se noi abbiamo una ferita e si lacera il tessuto cutaneo, esce fuori il sangue, la nostra difesa, diciamo così, immunitaria a livello epidermico non funziona più, perché virus e batteri possono penetrare, possono avvenire infezioni se non vengono curate bene, e le nostre piastrine a volte non chiudono bene in base, diciamo così, se abbiamo più o meno piastrine, se il nostro corpo è sano o meno, quindi ci può avvenire un'infezione. Questa infezione può portare al tetano e può portare alla morte, se non è curata, se non è disinfettata. Per esempio, una volta un giovane che ha avuto un taglio e non l'ha sentito nella pianta del piede, nel tallone, e ha continuato a camminare a piedi nudi, ha preso un'infezione finché ha avuto addirittura una gangrena a tutta la gamba e dovevano estirparla. Ora, ci sono dei pericoli seri, ma questi pericoli seri non sono il fatto che noi abbiamo un incidente o una bruciatura, che dobbiamo disinfettarla perché la carne è scoperta, non c'è più la pelle, non ci sono più quei batteri che la proteggono. Ma queste cose avvengono pure a certi livelli interni. In che senso? Se noi abbiamo un corpo fisico e questa è la difesa immunitaria o il pericolo di batteri, di virus che possono penetrare, se la difesa immunitaria viene lesa, anche nel nostro corpo eterico è così. Perché nella dimensione eterica il nostro corpo eterico è come se vivesse come viviamo noi nella terza dimensione, con i rischi e i pericoli che ci sono in questa dimensione, i rischi e i pericoli che ci sono in quella dimensione. Noi queste le abbiamo elencate. Quali sono i rischi e i pericoli a livello batterico che possono avvenire in un corpo eterico? Si chiamano gusci, larve, ectoplasme, che sono i virus e batteri della quarta dimensione. Noi abbiamo qua un piano o un sistema particolare dove c'è tutto diciamo così, una serie di sistemi protettivi dei vari corpi sottili. Per esempio, c'è la barriera immunologica e fisica, la barriera immunologica eterica, la barriera immunologica astrale e la barriera immunologica spirituale. Cioè, queste varie barriere servono per proteggere i vari corpi che si trovano nelle varie dimensioni e che interpenetrano il nostro corpo fisico come una matriosca, li proteggono da, diciamo così,
forme larviche o forme, diciamo, di virus e batteri delle altre dimensioni. È la stessa identica cosa come il nostro piano fisico. Cioè, nell'ultima fase qui, dove c'è il piano spirituale, la barriera immunologica e spirituale, allegoricamente c'è la descrizione visiva di alcuni demoni e degli angeli che impediscono ai demoni di penetrare dentro di noi. Cioè, certe volte si parla di ossessione, di possessione di corpi fisici da parte di larve, da parte di entità demoniache o di altre cose. Questa la Chiesa Cattolica li combatte con gli esorcismi. Ma lasciamo stare, non è il nostro discorso di questa sera, oppure non fa parte della nostra vita attuale, diciamo così. Chi è realmente protetto non ha questi problemi. L'esempio fisico lo posso fare in maniera chiara, analogica, diciamo così, con un'analogia perfetta. Cioè, nel periodo io ho qua un televisore e vedo per esempio Mediaset, la RAI. Nel periodo estivo, quando c'è una temperatura statica, che c'è un caldo tremendo, non si muove vento, l'emissione delle radio, delle antenne televisive della Tunisia arrivano fino a qua e interferiscono con le nostre antenne e con le nostre teletrasmissioni. E infatti, mentre io sto vedendo un film o un programma o qualcosa, sono come dei fantasmi che ti entrano le altre trasmissioni tunisine e tu vedi che si intersecano nei nostri programmi di Tunisi o di Algeria o di altre parti. Questo perché? Perché il mio televisore non è schermato, non ha una schermatura precisa. Noi possiamo schermare il nostro corpo con una buona alimentazione vegana, perfetta, e non ci sarebbe nessuna intromissione di nessun virus, di nessun batterio, di nessun guscio, larvo, entità varie. E così, se noi abbiamo un televisore ben schermato, non potrebbero esserci mai quelle infiltrazioni di altre emittenti. È tutto semplice, è tutto lì, è tutto in base al nostro modo di vivere, al nostro modo di pulirci, al nostro modo di fare nella nostra esistenza, anche di pensare. Di che cosa si nutrono esattamente? Cioè, qual è quella parte di noi di cui questi ipotetici demoni o gusci o larve, perché tu parassiti, si nutrono? Vedi, noi siamo degli esseri appetibili, a quanto sembra. Appetibili a diversi esseri dimensionali. Cioè, come noi ci nutriamo di frutta e di verdura, che anche loro sono senziente, e dovremmo arrivare al momento in cui non mangeremo più neanche la frutta e la verdura e ci nutriremo soltanto di prana, come fanno alcune ascete, ma ci nutriamo anche di animali, di esseri viventi, del nostro stesso regno. Ci nutriamo di buoi, mucche, cavalle, ci nutriamo di tutti gli animali, agnelle, caprette, ci nutriamo pure di cani e di gatte, di rane, di lumache, di tutto quello che vive, di tutto quello che cammina sulla terra. Noi siamo così talmente degenerati nella nostra vita, nella nostra alimentazione, che mangiamo di tutto. Ora, noi non siamo all'apice della catena biologica alimentare, anche noi facciamo parte della catena biologica alimentare e alimentiamo altri esseri. Per esempio, noi alimentiamo i demoni e gli angeli, noi alimentiamo Dio. Si alimentano della nostra energia psichica, cioè del corpo eterico, di parte del corpo eterico, e si alimentano anche di energia astrale, di energia mentale. Sono come sanguisughe. Cioè, se esistono gli angeli e sono fatti anche loro di energia, come siamo fatti noi di energia, siamo degli ologrammi, dei campi magnetici che oscillano, per vivere dobbiamo alimentarci, anche loro si alimentano e quindi si alimentano di noi. Gli angeli si alimentano dei buoni pensieri nostri, di preghiere, di venerazione, di devozione, di opere buone, di tante altre cose, di canti gregoriani, di buona musica, di buoni canti, cioè di quello che noi positivamente possiamo dare a loro con amore. Quelli che noi chiamiamo demoni si alimentano della nostra parte negativa della psiche, cioè di dolore, di sofferenze che li creano loro,
stimolano a creare guerre e a creare epidemie e si generano di dolori, di sofferenza, di orrore, di tante altre cose a livello negativo. Ma tutte si nutrono, psichico e mentale, al punto tale da nutrirmi di prana e di energia che Dio dà a tutti quanti gratuitamente che attorno a noi, allora la cosa cambia. Agganciandoci a questo discorso della, diciamo così, della, del fatto che noi alle volte alcuni ragazzi vediamo che si nutrono, diciamo così, sono attratti dal terrore, dei film di orrore, sono in un certo senso, tendono a isolarsi, si vestono sempre di nero in un certo senso. Cosa puoi dire nei confronti di questi ragazzi, di questi giovani? Cioè, solo effettivamente sono forse più appetibili rispetto ad altri esseri? Tutto succede in base a quello che dicevo io in un altro programmino. Cioè, dicevo una cosa semplicissima: se i miei figli sono nati vegetariani, cioè il vegano e il vegetariano, se i miei figli hanno fatto una vita normale, semplice, in una famiglia semplice, normale, con valori sani, con una morale sana, questi bambini sono schermati naturalmente. Non mangeranno carne perché la aborriranno, la sola puzza della carne li fa vomitare, cioè li allontana, tutte le cose negative li allontanano. Invece gli altri bambini che non vengono nutriti con latte della madre, che non vengono alimentati giusti, che non vengono svezzati nel modo giusto e vengono alimentati con latte vaccino, che è deleterio per il bambino, vengono alimentati con carne, plasmon e tutte le altre veleni e tutte le altre porcherie, e vengono alimentati con anche alimenti cotti, devitalizzati, e non prendono elementi vivi, queste bambine non sono schermate, vivono una vita antinaturale. Quindi sono più propense ad essere portate, quando guardano la TV, verso le cose negative, verso le cose dell'orrore, del nero. Si vestono come si vestono alcuni deficienti o di divi o di cantanti o di altre cose, e si vestono come la morte, tutta di nero, cioè vengono attirate dalle frequenze negative. Quegli altri vengono attirate dalla vita, dalle frequenze positive. Quegli altri vengono attirate dalle frequenze negative, dalla morte. In realtà la morte è nera, il buio è nero, c'è, tutte le cose brutte ti portano al nero. Quando uno muore si ci veste di nero, che dovrebbe vestirci uno di rosso, di giallo, di celestino, rosa pallido, di qualsiasi tipo di colore, perché quando uno muore non muore, anzi va via dall'inferno in cui noi viviamo, va in un certo paradiso, in un certo limbo, che è diverso da questo inferno tremendo dantesco, perché Dante, quando parlava dell'inferno, parlava del pianeta Terra, quello che noi non comprendiamo. Ci si può accorgere che di qualcuno che può essere alla mercé di qualche demone o di qualche essere a livello astrale? Vedi, nella storia si parla di diverse case di possessione di entità. La Bibbia stessa, nel Vangelo di Gesù, parla di quell'endemoniata a Cafarnao. Cafarnao. Cioè, quando si presentò a Gesù e gli disse: tu che vuoi da me, figlio di Dio? Tu di qua, tu di là. Sì, ci stava scagliando contro. Gesù con una mano lo fermò, gli prese e gli disse: chi sei? Chi sei tu? Dice: siamo una legione. Addirittura c'era una legione di demoni dentro quel povero disgraziato. Gesù lo liberò, perché era Gesù, era Dio, era Cristo. Casi del genere vengono perché poco fa dicevo che non sono schermate. Chi è schermato non si avvicinano neanche alla persona schermata, cioè si allontanano. Per quelli che non sono schermati cercano di penetrare per prendere energia vitale, perché sono malati, stanno morendo, capisci, questa entità, e per sopravvivere nella loro dimensione cercano energia vitale da noi. Come dicevo poco fa, siamo appetibili, come noi crediamo che sono appetibili gli animali per noi, poveri esseri viventi.
vorrei vedere noi al posto loro se ci piacerebbe essere massacrati e mangiati. Eppure li alleviamo con amore, guarda, lo chiamiamo amore quando lo alleviamo. Io allevo il mio agnellino con amore, ma poi lo uccido con un coltello, lo dissangue e me lo mangio con amore. Cioè non lo so se sono io un essere umano o sono un essere demoniaco. Cioè, magari lo allevo con amore, ma poi al momento dell'uccisione lo fa con indifferenza. No, con amore lo uccido. No, pure con amore. Ah certo, tutto amore. Lo chiamano amore. Io ho detto sempre che l'amore su questa terra non esiste. Non esiste. Esistono l'attività dei nostri sensi fisici, le nostre percezioni, i nostri sentimenti, e basta. E molti ragazzi sono attratti da questo fenomeno attuale del vampirismo, no? Cioè della serie per esempio televisiva, dei film di Twilight, eccetera. Un esempio per tutti, il mitologico Dracula. E vediamo molte persone che sono animiche, molte persone, diciamo così, attratte da questo spirito, diciamo così, del sangue, del loro. Secondo te c'è una sotto, insomma, il vampirismo, diciamo così, ancora va cercando proseliti, serpeggia nella nostra civiltà attuale? Vedi Marcello, l'umanità è stata sottoposta volontariamente a delle piaghe, che a volte certe piaghe, come la peste, come l'asiatica, che la ricordo io da bambino, mieteva vittime a milioni, a migliaia di milioni. Sono delle realtà che le nuove generazioni non ricordano e quindi non credono. Cioè, se non c'è la storia visiva o la storia illustrata nei libri, se non si studia a scuola, non credono. Li prendono per favole, per leggende. Ora il discorso del vampirismo, lasciamo stare che alcuni scrittori ne hanno parlato, come hanno parlato di Frankenstein, ma in realtà se tu vedi il mito di Frankenstein, oggi si è realizzato perfettamente. Hanno cominciato centinaia di anni fa a fare questi smembramenti di esseri umani, diamogli una logica, ora noi abbiamo i trapianti. Che cos'è? Non è Frankenstein? Cioè in una persona non mettono per esempio un cuore di un altro, un fegato di un altro, un rene di un altro, gli occhi di un altro, pure il pene di un altro, per dirla tutta, per dirla giusta. Cioè, non lo divulghiamo troppo, se no qualcuno si potrebbe trapiantare qualche cosa. Ora il discorso del vampirismo è reale. Perché è reale? Pochissimi sanno chi sono i vampiri e da dove provengono. La storia, non la leggenda, perché Garibaldi oggi è storia, ma già è entrato nella leggenda. Fra 2000-3000 anni sarà una leggenda di popolo, non è esistito, specialmente se spariscono i documenti scritti. Sarà soltanto voce popolo, cioè leggenda così, dette tramandate, come lo era l'Iliade dell'Odissea, ma che in realtà poi si dimostrarono che erano reali, ma lasciamo stare. Durante un periodo di circa 4.000-5.000 anni fa, in Babilonia scesero dai profondi spazi degli esseri viventi, tecnologicamente più avanzati, che se noi storicamente sappiamo, no? La ruota è stata inventata dai Sumeri, le scritture le hanno inventate loro e tante altre cose. Hanno fatto gli ziggurat, le piramidi a strati, la torre di Babele era una torre che doveva raggiungere il cielo, che poi diamo la giusta descrizione, era la rampa di lancio di un'astronave. Ma non è questo il problema. Questi esseri portarono, o diciamo, essere particolari, che ogni essere, noi ci nutriamo di quello che sappiamo, cioè il vegetariano si nutre di verdura, l'onnivoro si nutre pure di animale, di essere vivente, e ci sono cannibali su questa terra che si nutrono di altri esseri viventi. Questa non me l'invento io, sono sempre state, ci sono sempre state e continuano a esserci.
Ultimamente c'è stato un giapponese che ha tagliato la fidanzata a pezzettini, l'ha messa nel freezer e la polizia la cercava finché l'ha trovato alcuni pezzi, e quello se l'era mangiato perché la voleva troppo bene, l'amava. La gustava talmente che se l'ha fatta a pezzettine. Quindi, questo si sa, ma ci sono tante centinaia e migliaia di altri personaggi su questa terra che mangiano ancora esseri umani, quindi cannibali. Questi esseri si nutrivano come ci nutriamo noi, della carne e del sangue, perché vogliamo la fiorentina al sangue, la vogliamo bella. Cioè, addirittura i nostri medici ci consigliavano, da bambino io le ho viste andare, amici miei, al mattatoio, dove quando uccidevano il bue o la mucca prendevano nei bicchieri il sangue caldo caldo e lo davano ai bambini perché erano anemici, perché il sangue, secondo queste deficienti, procurava ferro, calcio e tutte le altre cose. Il sangue non portava sangue, veniva scisso quando veniva digerito nei propri elementi, non è questo, ma faceva più male che bene. Prima che era il sangue il veicolo dell'anima, è il veicolo dell'anima animale terrorizzata, vedi cosa mettevano dentro. Ma secondo poi già era un processo di vampirismo. Cioè, i vampiri si nutrono del sangue umano, noi ci nutrivamo di sangue animale, quelli si nutrivano di sangue umano e continuano ancora oggi a nutrirsi. Chi sente questa mia trasmissione può dire, dice, tu sei pazzo, non esistono i vampiri, non esistono. Non è vero, perché storicamente ora te lo dimostro. Allora, in Babilonia, questi esseri chiamati vampiri che venivano da altri piani d'esistenza, insieme agli Anunnaki, insieme ai dragoniani, insieme a tanta altra peste che ha creato morte, pestilenze e guerre su questo pianeta, fecero degli scempi nella Mesopotamia. E quelli che erano diversi da loro, che non volevano che si raggiungesse un livello tale di degenerazione, li hanno espulsi dalla Mesopotamia. Non è che li hanno mandati al loro piano di origine, li hanno espulsi e si sono sparsi sulla terra. Dove sono andati? Signori miei, nessuno si è mai reso conto e nessuno ha mai pensato che in Etruria, l'odierna Toscana, in Etruria, un popolo di pecorai, un popolo primitivo, troglodita, all'improvviso ebbe un'evoluzione così rapida da superare tutti i popoli antichi da allora. Gli Etruschi erano comandati ed erano stati informati nell'evoluzione dai volturi. Cosa sono i volturi? I vampiri che sono stati cacciati dalla Mesopotamia. E se noi prendiamo internet e cerchiamo volturi, descrive esattamente che dalla Mesopotamia, tantissimi anni fa, migliaia di anni fa, questa stirpe di vampiri è stata cacciata e si è installata in Etruria, l'antica Etruria. Non si sa niente degli Etruschi, né della loro origine, né della loro civiltà, né della loro tecnologia, non si sa niente di niente. Di tutti gli altri popoli si sa tutto, dei volturi e dell'Etruria non si sa niente. Ancora oggi i vampiri sono in mezzo a noi e, diciamo così, condizionano mentalmente le persone deboli, le persone che hanno tendenza al nero, al demoniaco, ai riti satanici e a tante altre cose. Oggi come oggi scompaiono nel mondo 1.500.000 persone, tra bambini e adulte. Dove vanno a finire? Molti di questi scompaiono per volontà propria, altri per schiavismo, altri per trapianto d'organi, oggi come oggi, altri per riti di magia nera, di satanismo, perché li sacrificano al loro Dio, a Satana, altri per farli schiavi in altri, e per pedofilia maggiormente. Vedi che civiltà di immagine e somiglianza di Dio che abbiamo? C'è da gioire. Noi siamo esseri fatti a somiglianza di Dio e non ci guardiamo attorno a tutto quello che succede e ci dichiariamo civile. Tutte queste cose in un popolo boscimane, in un popolo troglodita, non avviene. E non ce ne sono ermafroditi o altri tipi di alterazione. La Magna Grecia, gli Achei, erano tutti pervertiti. Achille aveva il suo amato Patroclo,
Alessandro aveva il suo ragazzetto, Giulio Cesare aveva il suo ragazzetto e tante altre donne. Erano tutte pervertite, ognuno faceva quello che voleva tranne quello che diceva la natura con il nostro istinto. Ora, se uno non è pulito, se non nasce secondo i dettami di Dio, come c'è scritto nella Bibbia, tu mangerai le verde dei campi, i frutti degli alberi e i semi che sono sopra la terra, non possiamo schermarci di fronte a tutte queste porcherie che avvengono indotte da altri esseri. Gli altri piani. No, non pronuncio, mi fermo. Ok, meglio così.